Questo è un make-up mirror, le donne sanno benissimo di cosa stiamo parlando, uno specchio per make-up, della Mica Korn, che è un'azienda che tratta prevalentemente quello che è illuminazione, quindi parliamo di strisce LED, lampadine e quant'altro, in questo caso tratta l'illuminazione in uno specchio. Uno specchio veramente ben fatto perché se io vado e tocco al tatto, tutto ciò che riguarda la base, l'asta, come anche il reggispecchio, è tutto in metallo. Invece tutto il resto è ABS. La parte intorno allo specchio, questa qua, per esempio, che sembra metallo, non è altro che ABS, placcato appunto color metallo. Poi abbiamo quello che è il LED attorno allo specchio, che misura una larghezza di 8 pollici. Più precisamente, se vado a misurare lo specchio in sé, è di un diametro, quindi interno soltanto per quanto riguarda lo specchio, di 16 centimetri. Se parlo invece del diametro più esterno, andiamo a quasi 20 centimetri. Ma quello che interessa magari alle donne è l'ampiezza dello specchio, quindi 16 centimetri di diametro. Inoltre abbiamo un pulsante on-off, un pulsante ovviamente che non va a pressione, soft touch, quindi non vado a premere e si abbassa l'interruttore, ma è soft touch, quindi io vado a toccare e subito si accende quella che è la luce fredda. Parliamo quindi sui 6000-6500 Kelvin. Se premo nuovamente, vado sui 3000 Kelvin, quindi luce calda, per poi passare nuovamente alla luce naturale. Luce naturale che, se parliamo, sui 4000 K. Inoltre, oltre a scegliere la temperatura di colore, è possibile andare a selezionare quello che è l'intensità di luce, cioè posso andare da un'intensità massima, passando da quella intermedia a quella più bassa, a seconda, diciamo, della mia scelta. Inoltre abbiamo che lo specchio può essere ruotato di 360, quindi tranquillamente io posso ruotarlo, e si passa quindi dallo specchio tradizionale, senza nessuna alterazione visiva, a quello che è un zoom 7x, per andare ad eliminare quelli che sono i dettagli, sopracciglia, ciglia, o quello che vogliamo eliminare in maniera più approfondita nel nostro viso. Il prodotto è veramente ben fatto. Se c'è una luce, non c'è nessun punto di alimentazione, capiamo subito che c'è una batteria interna che è di 1800 mAh, che va ricaricata tramite, eccola qua, abbiamo una porta micro USB, quindi abbiamo un cavo di alimentazione fornito dal produttore. L'alimentatore non c'è, perché gli alimentatori ormai ce li abbiamo tutti a casa, che è un alimentatore micro USB-A, quindi posso andare ad attaccare a un qualsiasi alimentatore 5 V, 1 A, 2 A, quello che ho a casa, e dall'altro estremo ho quello che è il micro USB. Tornando un po' al discorso finale, concludendo, posso dire che il prodotto è veramente ben fatto, illumina anche forse troppo, ma posso andare a scegliere l'intensità della luce, posso andare a scegliere la temperatura di colore. È ricaricabile, metallo per la maggior parte del prodotto in sé. Dimenticavo, non è leggerissimo, perché parliamo appunto di metallo, parliamo di 1 kg e 10 grammi di peso. In conclusione posso dire che il prodotto, per me, per come ho visto a livello costruttivo, è veramente ben fatto. A livello innovativo, con la luce LED a bordo, è veramente funzionale. Per me è un prodotto promosso.